Qual è l'aspetto che ha trovato più interessante rispetto a quanto è emerso durante questo social eating? Sicuramente il fatto che per quanto io possa essere intrisa di social per il mio lavoro, in realtà ci sono realtà appunto che vivono il social in maniera completamente diversa. Forse la difficoltà di far rete, si parlava appunto di giovani agricoltori, si parlava di produttori enogastronomici o agricoli in generale, che hanno questo tipo di difficoltà e vedono un pochino il social come un qualcosa che nel medio periodo non riuscirà a dar molto a loro, però in realtà si tratta di far rete e in questo caso di creare delle sinergie che possano rendere questo è uno strumento che sia poi fruibile per tutti, sia per il consumatore finale, sia in questo caso per chi desidera proporre una propria realtà, che sia produttiva, che sia in un certo qual modo di professionale, ecco.